Alcuni giorni fa Aurora Ramazzotti si era difesa dagli insulti di un hater rivolti al figlio Cesare. Anche Fabrizio Corona si è detto d'accordo con lui. Alcuni giorni fa l'influencer Aurora Ramazzotti aveva difeso il figlio Cesare e il compagno Goffredo Cerza dagli insulti di un hater. L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha dato ragione all'utente che ha commentato sotto al suo post. Anche questa volta, però, ha risposto con ironia ai nuovi commenti ricevuti. Aurora Ramazzotti si difende da Fabrizio Corona, e, la realtà. Aurora Ramazzotti sembra essere stufa delle persone che commentano il suo aspetto fisico, quello del compagno Goffredo Cerza o del figlio Cesare. Alcuni giorni fa un leone da tastiera nascosto dietro un profilo falso le ha scritto di averla incontrata all'IKEA e ha definito l'influencer e il suo fidanzato brutti e, di conseguenza, anche il loro bambino. Nonostante queste parole possano ferire e offendere molte persone, la figlia di Michelle Hunziker non è sembrata toccata. L'influencer aveva risposto con ironia all'hater, evitando di dargli troppa importanza ma pubblicando lo screenshot delle sue parole con la sua risposta ironica. Nelle ultime ore la storia di Aurora è stata ripresa dal sito di Fabrizio Corona di Linger News. Ma come si fa a non dare ragione a chi ha mandato quel messaggio alla Ramazzotti? È stato scritto nell'articolo. E, inevitabile essere attaccati ed è altrettanto giusto che il popolo, lo stesso che dà loro gloria e fama, possa dire quello che pensa, ha proseguito l'ex fotografo dei VIP. L'influencer ha ripreso le parole pubblicate dal sito di Fabrizio Corona e ha deciso di rispondere ironicamente. Sono d'accordo, per questo insegnerò a mio figlio che usare i social per spargere odio non solo è concesso, ma è giusto, ha detto Aurora in una storia pubblicata su Instagram. Toglieteci tutto ma non il diritto di insultare l'aspetto fisico di un'intera famiglia, incluso un bambino di un anno. Viva la libertà di espressione, ma dietro uno schermo e con un profilo falso. Alcuni giorni fa un utente aveva scritto un messaggio privato all'influencer figlia di Michelle Hunziker. Ti ho vista all'IKEA stamattina. Tu bruttina, ma già sai. Tuo marito boh, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male male un po' tutto. La risposta di Aurora non si era fatta attendere, ed era stata a dir poco sorprendente. A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione, aveva scritto divertita l'influencer. Invece vanno all'IKEA. Sono tra noi amici, aveva concluso.